Eccoci Stefano, la qua. sento. Allora, buonasera a tutti, benvenuti con Scuderia Italia, siamo in diretta dal circuito Lago Maggiore, sono Luca, con me in cabina di regia AFA 92 e Marco. Buonasera ragazzi, buonasera a tutti. Buonasera a tutti Bene. ragazzi, buonasera a tutti. Eccoci, siamo stasera all'appuntamento con la categoria AM2, gara 1 del nuovissimo campionato Scuderia Italia. Tra qualche minuto partiranno le qualifiche. Vedete nello schermo la lista dei piloti partecipanti. Squadre nuove in questo nuovo campionato. Dunque, ci sono 11 piloti, manca solo uno, direi che possiamo far partire le qualifiche, no, Diego? Sì, possiamo far partire le Ok. qualifiche sperando che Avok ci raggiunga il prima possibile. Perfetto. Ok, se puoi mandare un messaggio. Eccoci, quindi via le qualifiche, 15 minuti. Oggi ci troviamo sempre qui a Lago Maggiore, ultima gara della settimana. Ci troviamo con la categoria AM2, che vede svariate new entry come Chanuz, che ricordiamo che nella scorsa stagione era in AM1. Poi abbiamo Smiki, new entry in Scuderia Italia, Loris, un'altra new entry in Scuderia Italia, Dottor Daniele, che lo avete già visto sicuramente in qualche evento, però anche lui nuovo pilota ufficiale, diciamo, di campionato. Abbiamo il Pullman che no, non è nuovo, è vero, Pullman è sempre stato qui in AM2, Jobra. Poi abbiamo Ste 2881, un'altra nuovissima entry di Scuderia Italia, e CSI Arcudi che finalmente ritorna tra i piloti ufficiali dopo un'assenza di un campionato, quindi sarà sicuramente emozionante riprendere il corso di questa AM2. Vediamo che i ragazzi si sono lanciati adesso in questo momento. 15 minuti di qualifica e 24 giri di gara che ci stanno aspettando. E mentre Luca, vogliamo un po' ricordare i cambiamenti di questo campionato un'ulteriore volta ai ragazzi live? Sì, soprattutto per quelli che sono un po' nuovi a Scuderia Italia, prima di tutto vi invitiamo a interagire con noi tramite la chat di YouTube. Abbiamo stasera uno dei nostri piloti, Marco, che sarà addetto a tenere un po' i contatti sulla chat, quindi Sì, gradiremo abbiamo se già dei ci, messaggi, esatto, Luca. se ci fate sapere un po' le vostre impressioni sulla gara. Se avete qualche domanda per i piloti a fine gara, ditecelo tramite la chat. Poi rapidamente per spiegare come è strutturato il campionato Scuderia Italia, appunto per quelli che sono nuovi, sono 36 piloti qualificati per entrare al campionato, si tiene un evento di qualificazione all'inizio e i 36 piloti più veloci entrano nel campionato divisi in tre categorie. Pro AM1 AM2, 12 piloti per categoria. Da quelle categorie si fanno le squadre, quindi se due piloti per ogni categoria fanno sei squadre. C'è un campionato individuale per ogni categoria e un campionato a squadre con un montepremio finale. Ogni squadra ovviamente deve correre con una macchina diversa. In questo campionato, il campionato di 8 gare, si svolgerà le prime 4 con una macchina e le seconde 4 gare con un'altra macchina, tutte GR3, e le novità è che abbiamo sviluppato un BDP per bilanciare apposta le macchine, un BDP Scuderia Italia che rende le macchine tutte molto equilibrate. Per quanto riguarda le gare, sono gare dove puntiamo tantissimo al realismo. Numero uno per i piloti è correre correttamente puliti. Dopo la gara, la direzione gara analizza i replay e assegna eventuali penalità. Abbiamo la safety car che entra in pista in caso di incidenti con rottura motore al primo giro e è permesso l'uso di tutte le mescole delle gomme. Gare di circa 135 km, per cui stasera qui al Lago Maggiore saranno 24 giri. Bene, Diego, dici un po' intanto i tempi, i piloti stanno facendo i primi giri.
Sì, allora, il primo ad arrivare è Ten Crow a bordo della sua Viper del team default, vediamo come chiude il suo primo giro. Abbiamo visto che Chano si era primo a lanciarsi, però ha avuto subito un incidente, quindi deve rientrare a riparare. Allora abbiamo un 1.54.4, Mirkoven risponde con un 1.54.3, Loris risponde con un 1.54 alto, Smiki 1.55.1, Dottor Daniele 1.55.0. Vediamo il Pullman 1.55.5, quindi stanno, diciamo, un po' tutti prendendo il ritmo con la pista, per questo i tempi sono ancora un po' alti. E Frank Illusion 1.59.4 deve aver avuto sicuramente un problema, infatti va anche lungo qui, e Chanos che purtroppo non è riuscito a qualificarsi perché ha rotto braccetto e deportanza. E poi abbiamo Arcudi 1.56.9 che si prende l'attuale nona posizione. Okay, abbiamo 11 piloti in pista in questo momento, manca soltanto Havok, pilota del team Porsche, riserva del team Porsche. E stasera abbiamo anche un'altra riserva, Frank Illusion, in pista, che sostituisce Tony Kart. Dicevamo, le sei squadre, le sei vetture scelte dalle sei squadre sono la Dodge Viper, l'Aston Martin, la Porsche 911 RSR, la Mitsubishi Lancer Evo, la Chevrolet Corvette e la Mercedes AMG. Queste sono le sei vetture in pista. Esattamente, Luca. Nonostante comunque le diverse caratteristiche di queste vetture, in queste due gare tra martedì e mercoledì abbiamo visto comunque tempi veramente molto simili e settori in cui una macchina magari è superiore all'altra, ma nel complesso del giro abbiamo visto veramente tantissime macchine tutte differenti e tutte racchiuse in tempi praticamente identici per quanto riguarda il passo gara. Sorprendente anche l'assenza delle macchine a trasmissione MR, solamente la Porsche, c'è una predominanza. Sì, esatto, di Luca, FR. Una sola macchina a motore centrale abbiamo in questo campionato, dopo il dominio delle macchine a motore centrale che abbiamo avuto nel CSI 6. E stiamo notando anche che, da come abbiamo visto nelle prime due gare, questo sarà un campionato dove sarà fondamentale la gestione gara a livello di carburante e gomme. E infatti i piloti dovranno lavorare molto su di quello. Marco, c'è qualche cosa da segnalare, sì, ragazzi, in chat? Vi faccio un aggiornamento in questo frangente. Allora, salutiamo Guido Bordone che ci fa complimenti, saluta tutta Scuderia Italia e fa un in bocca al lupo a tutti i piloti. Poi abbiamo Sandro Blu. Immagino che... un bocca al lupo speciale per Mirkoven, vero Guido? Questo non l'ha scritto, però mi sa che tra poco lo aggiungo. Sicuramente lo sta pensando. Poi c'è Sangue Blu che fa il tipo per Smiki, che è il nostro compagno di squadra, il mitico Franco Cacace che saluta tutti, e salutiamo anche il nostro Alessandro Vettorello che ci chiede, Luca, se mandi il link sul gruppo, evidentemente. Sì, adesso lo fa subito. Anche già fatto, a posto di commentare, guardate. Comunque abbiamo il 13% di share, ragazzi, interpretatelo voi. Perfetto, intanto segnalo che Smiki con la sua Aston Martin si è girato alla curva 2, danneggiato braccetto e deportanza anteriore, dovrà entrare ai box senza ostacolare i piloti dietro e qualifiche compromesse per lui. Tantissimi viola, Luca, tantissimi piloti viola, abbiamo Gillone, vediamo. Viola, Mirkoven viola, Chanos viola, vediamo Mirkoven che è quello più vicino al traguardo, sta per chiudere adesso il suo giro, vediamo se si migliora, che ha la pole provvisoria in 54.3. Vediamo, chiude in 50, ha perso moltissimo l'ultimo settore. Vediamo come risponde, chi è il più vicino, Gillone? No? Sì, Gillone. Viola più vicino è Gillone, vediamo come chiude il suo giro, vediamo se si prende la pole position. Gillone a 3 millesimi da Mirkoven prende, sì. Pole position per lui, da un decimo a Mirkoven. Ah, ulteriore danni per Chanos, non è riuscito in 8 minuti a fare un giro pulito Chanos. Di nuovo ai box, purtroppo tanta sfortuna per lui in questa sessione di qualifica. Un po' di stress, anche un po' di ansietà. Si gira Loris in piena pista, per fortuna che è uscito in tempo.
È un errore questo di Loris di uscire completamente, perché così perde assolutamente Sì, tornando la ai box, possibilità riparte col di pieno, esatto. migliorare. Anche Smiki ha riparato la macchina e esce adesso con poco più di metà serbatoio. Quindi siamo già arrivati a 9 minuti sui 15, qui il giro è abbastanza lungo, quasi 2 minuti. In sostanza ci sono solo 3 o 4 opportunità per fare il tempo, a dire la verità solo Esatto. 1 o 2 con macchina vuota, e qui sta l'abilità dei piloti proprio dare il tutto e per tutto in quel giro. E per adesso Gillone è quello che ne ha la meglio, 54-2, tempi piuttosto alti rispetto anche alla M1, no, Diego? Pole position, se non sbaglio, era sul 52,5. Sì, esatto. Tempi che mi aspettavo sinceramente un po' più bassi, però forse ancora devono trovare tutti il ritmo del giro veloce. Dottor Daniele sta facendo le qualifiche con le gomme morbide. Cosa che sconsigliamo vivamente perché purtroppo non danno le prestazioni, diciamo, adeguate. Vediamo se qualcuno è viola. Entra Pain Gillone Crawford adesso per cambiare Viola al le Pain Crawford. gomme. Tanto stacco un secondo per invitare Miki. Eccoci, siamo tornati in diretta. Bene, mancano poco meno di 5 minuti al termine delle qualifiche. Gillone, un errorino fa scorrere 3 piloti. Allora, Mirko Mann in attuale terza posizione, staccata di un decimo. Buonasera signori. Quarto, eccoci, Luca c'è Pain raggiunge Crawford che MDA. viola, ultimo settore. Ok. Seguiamo Tencro. Intanto ci Vediamo se ancora raggiunge il viola. nostro carissimo MDA. Buonasera signori, buonasera a tutti. Violone per Pain Crawford. Buonasera Mediava. Oggi anche Buonasera. lui presente con noi, ragazzi. Chiedo una piccola cortesia, Miki, se puoi controllare gentilmente il grafico potenza e Cavalli e peso. peso dei piloti, che sto diventando scemo, non provo Controllando anch'io, mi sembrava. a allora, Pain Crawford, Luca chiude in 53,7, grandissimo giro Quattro proprio. decimi a Gillone. Esatto, rifilati in un giro. Esatto. Miki, c'è un filo di eco, non so se puoi controllare le tue cuffie. Ecco, allora, quattro decimi per Quattro Tencro su decimi per Pain Gillone. Crawford su Gillone. Ecco. Miki, c'è ancora Smiki e eco. viola Luca. Ok, siamo su Smiki. Ha fatto 54,8 al terzo giro, adesso vediamo con la macchina scarica e gomme nuove. 3 minuti, cavolo, ho dimenticato di mandare un messaggio. È sotto di 8 decimi Smiki. Seguiamo le ultime curve. Pista particolare qui al Lago Maggiore. Serve una macchina con buona uscita dai tornantini e le salitone, e anche una macchina che sia a posto con l'aerodinamica per i curvoni veloci, e trovare il compromesso a livello di assetto non è facile. 50. Taglia 53,9, Terzo posto. prende la terza posizione Attenzione, Ste ha Smiki. fatto un grandissimo tempo, Luca. 53,8, sì. Secondo tempo ha solo 36 millesimi dal compagno di squadra. Le Grandissimo, Ste. Viper, Questa prima e Viper seconda si le Viper. dimostra una belva di macchina. Viper che ha Così, ricordiamo che vinto, Ste è esatto. nuovo assolutamente nel gruppo e anche al mondo delle gare, quindi per lui. Ma comunque Smicchi non è lontano, quindi ci saranno questi ultimi 2 minuti di fuoco, sicuramente. E ottima prestazione per le Viper che hanno vinto con Besi Luca la gara ieri nella categoria Pro. Esatto, Luca. Tancro ai box, non so se riuscirà a fare un altro giro. Confermo peso e potenza regolari. Perfetto. Tancro non so perché sia entrato ai box, ma credo che non riuscirà a
ad aver tempo di fare l'outlap. Allora, Smiki sempre in terza posizione, Gillone è sceso in quarta posizione, non è riuscito a migliorarsi con la macchina alleggerita. Mirko Manidem ha fatto il suo miglior tempo al secondo giro, non è più riuscito a migliorarsi. Dottor Daniele staccato di 6 decimi in sesta posizione. Joe Bra è risalito in settima posizione, taglia adesso e non si migliora. Loris con la Mercedes staccato di 1 secondo e 2 in ottava posizione. Chanuz che finalmente è riuscito a mettere insieme un giro e taglia adesso in 54 e 3, si prende la quinta posizione. Chanuz scavalca Mirkoman. Siamo agli sgoccioli, vediamo un po' Ragazzi, nelle mi preparo. retrovie. Arcudi 54 e 8. Oh, sbaglia Mickey. Ah, Frankie Mickey. Illusion. Frankie Illusion mi pare non ha cambiato le gomme. Difficoltà per Frank Illusion. E dunque torniamo su Ten Crow che non riesci a fare l'outlap, quindi stai pronto col messaggio, Diego? Ok, fine qualifiche, Ditemi quando posso uscire. esci Esce, Marco. esce. Quindi Ten Crow purtroppo non ha la possibilità di Smiki, Smiki è migliorarsi. l'ultimo. Sì. Sì, ma tanto non è lanciato perché ha sbattuto proprio sul box, quindi Esatto. niente. Allora, Ste ha una penalità, quindi non si migliora. Smicky ha sbattuto. Vediamo Gillone. Gillone è il primo dei primi quattro che potrà migliorare. Seguiamo il suo giro. Arriva al secondo intertempo. È sopra Rosso. di 19 millesimi, quindi pochissimo. Gillone deve recuperare 2 decimi per poter prendere una piazza migliore, vediamo se Esatto, riesce. intanto Mirkoman si infila in terza posizione. Grande Mirkoman, un bellissimo tempo. 53,9. Restiamo su Gillone che taglia al terzo settore adesso. Si Ah, migliora anche di un dottor Daniele decimo. prende sesto posto. Chanus Sesto è di posto. Chanus. Chanus è a rischio. Anche il dottor Daniele. Sì, Con Gillone che vediamo. sta migliorando. Chanus è blu, quindi forse riesce a prendersi la sesta posizione. Vediamo o a superare il compagno. Quinto. 54-0 Chanuz sale in Chanus. quinta posizione. Gillone arriva sul traguardo adesso. Il suo compagno di squadra con l'altra Mitsubishi taglia in 54-0 e rimane in quinta posizione. È Jobra. uscito Chanos, quindi sta cambiando sicuramente assetto. Ok, seguiamo Jobra. Non credo, no. Jobra ha già rallentato. Arcudi finito. Quindi tutti i piloti. Fortunato Ten Crow che riesce a mantenere la pole nonostante l'errorino di entrare ai box non lasciandosi abbastanza tempo. Quindi Ten Crow, Viper, Ste, Viper, due Viper, prima e seconda posizione. Smicky con l'Aston Martin un ottimo terzo, dottor Daniele con la Chevrolet Corvette quarto e quinto mi pare Chanuz, appena uscirà riprenderà la sua posizione. Joe Bra con la seconda, no, quarto, scusate, Chanuz e Joe Bra sesto, Arcudi e Loris settimo, ottavo. L'unica Porsche in pista è Ok, settima ancora senza Mirkoman è Arcudi. entrato. Perfetto, appena fanno il primo settore faccio la foto ai tempi. Intanto c'è qualcosa nella chat, Marco? Sì, guarda, allora abbiamo allora Tony Kart che fa insomma attiva per il proprio team, quindi per gli Spartan, per la Chevrolet. Abbiamo una Gloria Zucchelli che fa tifa anche lei per gli Spartan, Fabio Gas che tifa per Mirkoman. Sono un sacco di messaggi, un sacco di, insomma, di messaggi di esortazione per i nostri piloti per la gara di Ok, stasera, allora insomma. diteci da casa i vostri pronostici, tra qualche minuto partirà la gara, fateci Aspetta sapere Luca che c'è Ten cosa. Crow che purtroppo Sì, è in sì, sì. Sì. bagno e deve fare il primo settore. Problemi tecnici. Un po' di nervosismo. Questa Viper si sta preannunciando comunque una grandissima macchina, dominio totale lo scorso campionato in categoria GR4 per quanto riguarda la benzina e se la giocava comunque ad armi pari con la Ferrari. E
GR3 soffriva tanto, invece adesso si sta, diciamo, stabilendo una delle macchine più veloci di questo campionato, assolutamente, sì, anche la più completa. Ha un po' di, difficoltà nel gestire carburante e gomme, ma molto performante come macchina. Fammi sapere, Diego, quando sono tutti... Sì, Pencro è arrivato adesso, Luca, falli fare il primo settore e possiamo fare la foto ai tempi e partire. Perfetto, intanto Miki, dici il tuo pronostico. Il mio pronostico, allora, entrando adesso in stanza, non ho visto tutto, quindi però Pencro ho visto primo. Direi... Pencro primo, Mirkomen, Chanos. Perfetto. Ste, ecco, da casa dicono, possiamo qualcosa? No, Luca, guarda, da casa, insomma, sono sempre gli stessi messaggi. Abbiamo 16 spettatori al momento. Sono tutti saluti, insomma, per Scuderia Italia e i piloti di stasera. Perfetto. Allora, direi di non farli attendere, Luca. Esatto, faccio i tempi e siamo pronti. Peccato per Avok che non riesce a partecipare alla gara, se no 11 piloti in pista. Attenzione alla prima curva, ragazzi, e siamo pronti. 24 giri qui al Lago Maggiore, 11 piloti, categoria M2, e in partenza le due Viper. Vediamo se i compagni di squadra riusciranno a non darsi fastidio in partenza. Eccoci qui, a destra Tencro, a sinistra Ste, seguiti dalla Chevrolet di Mirkomen e l'Aston Martin di Smiki. Attendiamo i semafori. Partiti, non parte Smiki. Non è partito uno. Non parte Smiki. Smiki e poi restart. Solo Smiki. Puoi scrivere il messaggio? Lauritz, il motore è rotto, quindi... Sì, hanno tamponato. Smiki. Sì. Smiki non riesce a partire, okay. Purtroppo con la connessione che ha lui, immaginavo succedesse una cosa del genere. Ma peccato, perché nelle prove partenze che abbiamo fatto prima riusciva a partire. Allora, attendiamo che esce, rientra dalla stanza, poi rifaremo la griglia. Ok, ecco Smiki è rientrato. Ok, adesso appena si scrivono tutti. La griglia manuale. Sì, appena si scrivono tutti. Comunico l'iscrizione. È crashato? Sì. Quindi qualche minuto che attendiamo Smiki. Intanto mettiamo... Diego, vuoi dirci il tuo pronostico, sì, intanto che aspettiamo? Ti serve una mano per la griglia, Luca, o ce l'hai la foto? Aspetta, scusa. Luca? Sì, adesso ci sono. Ce l'ho la foto, sto aspettando che entra Smiki. Perfetto. E allora, pronostico per questa gara è veramente difficile, perché abbiamo visto che comunque Tencro è un pilota molto veloce, però pecca di costanza e quindi fa parecchi errori in gara. E questo per quanto riguarda il campionato precedente, vediamo se l'esperienza del campionato precedente sarà servita. E abbiamo Ste, che è una new entry, e secondo me per lui è ancora lungo il cammino per far sì che un podio, insomma, arrivi agevolmente. Quindi mio podio metterei un Mirkomen in prima posizione, molto astuto Mirko, molto furbo, e soprattutto abbiamo già visto che è in grado di portare a casa parecchie vittorie
Ricordiamoci il campionato 5 che fece con la Lamborghini, predominio totale da parte sua in AM2, quindi secondo me ce ne farà vedere delle belle. In seconda posizione metterei Chanuz perché sappiamo che anche lui è un pilota di grandissima esperienza, è dentro la Scuderia Italia da veramente tantissimi campionati. E come terzo podista mi giocherei così a, diciamo, a sensazione, non so, Smiki lo vedo molto molto esperto, sperando che parta, non so, come new entry mi dà molta fiducia. Non screditiamo nessuno, sia ben chiaro, ragazzi, sono piccoli No, pronostici, non diciamo prendetela sul che personale. premiamo a questo punto l'esperienza perché le gare sono lunghe e serve un po' l'esperienza, Esattamente, non è come solo il abbiamo passo. visto in AM1 e in Pro, l'esperienza, insomma, in Esatto. pista si fa vedere sempre. La velocità purtroppo non basta. Tanto scusa, di uscire e entrare dalla stanza che non riesce a entrare Smiki. Credo che se esci tu, se esce uno e rientra, cioè rimani fuori un Io? secondo dalla. Io? Sì, no, Miki, Miki, ah, ok. esci e rimani fuori finché non entra. Uscito anche giù. Perché uscendo qualcun altro a volte si riesce a far Sono fuori. entrare. Perfetto, rimani fuori un secondo finché entra Sì. Miki. Piloti esperti in pista abbiamo Chanuz, Jobra, Mirkoman, sono forse insieme a Gillone e Frank Illusion quelli che hanno più campionati, più gare sulle spalle, Assolutamente, soprattutto con Scuderia Italia, quindi diciamo che l'esperienza in questi campionati è fondamentale, come abbiamo visto in AM1 Dark Knight, che aveva un grandissimo passo, ha fatto una grandissima pole position per un piccolo errore di strategia che comunque non era di abilità, ma una piccola pecca di strategia, ha perso parecchie posizioni su quanto più o meno aveva pronosticato e quindi per piccoli errori purtroppo si possono buttare via veramente gare, Sì. quindi ricordiamo che la strategia è veramente fondamentale, perché abbiamo visto che aveva un grandissimo passo, faceva veramente dei grandissimi tempi, però purtroppo il gap era talmente tanto per via della strategia che non è più riuscito a colmarlo. Sì. E comunque abbiamo avuto piloti che hanno dimostrato la loro esperienza, come appunto Crazy Online, che a sorpresa di tutti è riuscito a fare una strategia veramente unica e è riuscito a portarsi a casa una grandissima vittoria, nonostante, insomma, lo davano tutti per, come dire, sbagliato Perché quello che aveva fatto, ha avuto la invece. velocità di scegliere la strategia giusta durante la safety car, che ha un po' Ah, ha cambiato le carte ricrashato in Smiki. tavolo. Era crashato? Sì, Eh sì. resta fuori un attimo, Miki, vediamo Sì. C'è se anche Giovo riesce. fuori. Vediamo se ce la fa il nostro Smiki a rimanere in pista per più È un peccato di 10 perché secondi. è la sua prima gara. Deve Niente. esserci Cambia. un'incompatibilità con qualche pilota, Uccido Chanos. forse. Aspetta che Chi è stato sono crashato l'ultimo? mentre ragazzi. Arcudi, forse. È È uscito l'ultimo. Chanos, forse per far entrare. Sì, bisogna trovare chi era quello incompatibile con Smiki, forse era Arcudi che è entrato per ultimo. È uscito Esatto. Arcudi, è uscito Mac, state uscendo tutti ragazzi. No, io sono stato buttato fuori letteralmente, ho dovuto riaprire il gioco, mi si è chiuso il gioco. Ok, Ok. vediamo, pian pianino se entrano tutti. Se no, vediamo, al limite facciamo fare la stanza Chanuz. Vediamo se ci è arrivata una comunicazione da Chanuz, se fa lui la stanza. No, è entrato qui, quindi La faccio io, ragazzi. sì, adesso vediamo se con questo movimento Smiki riesce a entrare.
Gillone è uscito. Allora, vediamo se riesce a rientrare Gillone. Diciamo che gli M non sono fortunati con questo inizio di campionato. No. Purtroppo sono le categorie con più scambi di piloti alla fine, quindi questo è abbastanza normale, mentre in pro alla fine siamo sempre noi, sempre gli stessi, e quindi ormai le connessioni si sa, non ci sono problemi. Però in AM i Arcudi piloti non sono c'è sempre adesso? diversi. Arcudi, sì, è entrato Arcudi. E Smiki è appena entrato adesso, vediamo se riesce a collegarsi. No. Fate Sta per uscire cadere. Arcudi, in sé, chi era il sesto? Frank Illusion mi dà. Se no, ragazzi, magari provo a chiudere la stanza e rifarla. Perché Se... Smiki diceva che non vedeva il sesto. Eh, Il non mi dà. Il sesto. sesto in griglia era Gillone. Ok, Vabbè, rifacciamo stanza. facciamo Schedule. così, sì, mando un messaggio che rifaccio la stanza. Quindi ancora un attimo di pazienza, ragazzi, da casa purtroppo i server di Gran Turismo non ci aiutano questa Luca, sera. nel frattempo approfittiamo per salutare tutti i ragazzi che insomma ci hanno scritto, cioè Desi, Sì. Luca, Paolo Schirò, Guido che ancora ci scrive, il nostro Frank, Mitico Cacace, Fabio. Salutiamo tutti e ricordiamo poi a tutti i nostri telespettatori di visitare i canali di Scuderia Italia, quindi il sito internet scuderiaitaliagt.com, canale YouTube e Facebook, dove insomma sono operativi praticamente ovunque. Ok, allora si sta creando la stanza adesso. Ok, adesso attendiamo che pian pianino entrano tutti i piloti di nuovo in stanza. E dovrebbe entrare Smiki per primo, a dire la verità. Vedi di prepararsi per entrare per primo, quindi. Sì, la stanza è aperta, se entra per primo lui. Ah, è aperta la stanza? Sì. È offline, allora non so, non la vedo. Io ancora non la vedo. Neanch'io. No, no. Io non ce l'ho l'ascensore. Diverse stanze, ma non la trovo. No. Allora un secondo perché è aperta, aspetta. Allora sta entrando il dottor Daniele adesso. Ditemi se la vedete. No, io non ancora. No. Ok, allora Miki, intanto fanne una tu. Ok. No, non la vedo. Provo a chiudere e riaprire il GT, ma non credo che cambi qualcosa. Vabbè, la facciamo fare a MDA e possiamo continuare la live dalla sua stanza. Sì. Ok, faccio il comunicato.
Ok, l'ho preparato a 24 giri, danni reali. Ok, dimmi, Intanto dimmi. ragazzi, c'è Franco che chiede di essere salutato da te Luca e da Diego, per favore. Ha scritto 200 messaggi. Grandissimo Franco, ma Franco, infatti allora, Franco è, penso, il Franco. nostro fan numero uno. Ormai il Cacace, ragazzi, è storia di Scuderia Italia. Ricordiamo la sua più celebre Preistoria, Cacace, proprio preistoria, preistoria. esatto. Perché Esatto. ancora Ciao prima di Franco. esistere Scuderia Italia avevamo Franco tra le nostre fila, quindi un grandissimo saluto al nostro spettatore numero uno, penso non ce ne sia nessuno come lui, ci segue qualsiasi gara, è veramente Stanza aperta. L'unico pilota che corre con la barra di torsione nei reni ha una Franco postazione. risponde che vi ama tutti, ragazzi, ve lo dico. Mai Anche io ti quanto amo, noi amiamo te, Franco. Franco, il nostro unico cacace. 60. Non la vedo la stanza, Miki. Cos'è successo? PSN è partito? Non lo so. Stanza, io sono online. Sì, ma la stanza È che non. non la vedo neanche io, Diego. Non vorrei che il PSN sta facendo brutti scherzi Beh, io ho perché. più paura per quello, perché due stanze che non si vedono. Verifico subito lo status del PSN. Fare parte il gioco. Sì, non la vedo neanch'io. Attualmente il PSN risulta perfettamente funzionante. Dottor Daniele è entrato. È Sì, l'unico che riesce a tornare. Ah, Diego Fortu ci chiede se ci ricordiamo della Megantrophy, non so perché gli è venuto in mente adesso, però sì, ce la ricordiamo Fortu purtroppo. no, non vedo neanche io la stanza di MDA. Luca, forse dobbiamo chiudere e riaprire il gioco. Aspetta, che forse adesso la vedo. Io l'ho fatto e. Eccola, sì, dobbiamo chiudere e riaprire il gioco. Ok. Sì, la vedo anche Quindi. adesso. Puoi mettere un messaggio nel gruppo a tutti di chiudere e riavviare il gioco? Bene, un attimo di pazienza, sappiamo.